Eccoci qui per il video dei bocciati. Ho tre prodotti veramente molto carini, però mi è dispiaciuto tantissimo doverli bocciare perché ci tenevo molto. Mi sono avvicinata al bio, come avete potuto notare nei miei ultimissimi video, però secondo me io e il bio non andiamo molto d'accordo, quindi se vi ricordate anche Perfettina e Terra di Neve Cosmetics mi hanno creato non pochi problemi. Ah, ok, è un passerotto, niente. Ok, torniamo al video. Pensavo ci fosse qualcuno alla finestra. E quindi sì, appunto, stavo dicendo che mi sono avvicinata al bio, ma nulla, niente da fare. Secondo me io col bio non ho nulla da spartire, perché ho acquistato questi tre prodotti della linea Fizzy Chance, così si scrive, così ve lo metto giù nell'info box, e non so se come si pronuncia, quindi insomma... Parliamo di cose molto più interessanti, cioè dei prodotti che costano veramente tanto. Per quello ci ho tenuto a fare il video, magari anche voi siete state incuriosite da questa linea che si vende all'OVS, in Italia poi non lo so, qui al nord la vendono all'OVS, ma niente, è carissima come il fuoco, questa cipri è polverosissima, non fa il suo lavoro perché come potete notare ha i colorini... azzurro, rosino, beigiolino, che aiutano anche a correggere, niente, no, non fa proprio nulla. L'unica cosa carina, che vabbè mi aveva anche attirato, era il pennellino che mi ricorda il mini pony, ma questo appunto non serve ai fini della cipria e non mi è piaciuta. Altro pezzo che mi ha un po' delusa, l'avevo acquistato perché è molto carino, la scarpetta, fondamentale, compriamo i lip gloss perché hanno la scarpetta e anche il laccino con la retina. No vabbè, a parte gli scherzi, anche qui volevo un prodotto labbra bio, però non ci siamo, niente, mi fa male, mi brucia, questo bellissimo colore oltretutto rimane perché è una tinta alla fine, ho scoperto che mi brucia e mi fa male secondo... Ahia, mi sono graffiata. Perché, cioè appunto stavo dicendo che mi brucia e mi fa male, quindi no, rimane sulle labbra, questo mi piace, però un prodotto secondo me non dovrebbe fare male, soprattutto se bio. E arriviamo al pezzo forte che più di tutti questi tre mi ha delusa, è il mascara, anche lui molto carino, vedete come si presenta, con la fogliolina, come tappo, poi tutte le foglioline sulla scatola, e si chiama addirittura Organic Wear, quindi sempre della Fizzy Chance formula. Niente ragazzi, non fa niente, metterlo o non metterlo è uguale, ha questo scolino anche abbastanza carino, fatto rima, e però sembra già secco, e la cosa terribile è che puzza. L'ho comprato a gennaio, l'ho tenuto lì, l'ho aperto, lo sto utilizzando, ma puzza, non fa niente e mi dà anche fastidio, quindi l'hanno notato anche le persone, con calma, l'hanno notato anche le persone che mi vedevano appunto toccarmi l'occhio, no? Quindi sì, perché ho un mascara che mi dà fastidio, mi hanno detto sì, effettivamente ti tocchi spesso l'occhio, quindi secondo me non va bene, e c'è qualcosa nei prodotti bio che a me non va bene. Abbiamo scoperto questa triste realtà, continuerò a utilizzare prodotti artificiali, cosmetici normali, perché insomma questi mi fanno male agli occhi. Vabbè, la cipria non mi ha dato nessun tipo di irritazione, ma perché secondo me non si appiccica al viso, cioè nel senso non fa niente, quindi secondo me si sbriciola in 2 secondi e quindi non ho niente sul volto. Quindi bocciatissimi questi 3 prodotti, spero che il video vi sia piaciuto, se sì mettete like e iscrivetevi, ciao!